collegato è perché il cuore non mi scoppia in questo momento, perché c'è il pericolo, l'emozione, la felicità, la gioia, i volti che ho visto anche dall'altare, i saluti già dati, ma quelli che forse dopo daranno ancora, è una gioia grande. Perché non so se lo sapete voi, ma fare il prete è una cosa bella, è la cosa, è la gioia più grande che uno può provare nella sua vita. E se permettete, in questo momento io vorrei che fossero presenti qui in mezzo a noi mia mamma e mio papà, perché sono stati loro che mi hanno dato la vita, perché loro mi hanno educato nella fede, perché loro hanno accettato che il disegno di Dio si compisse anche su di me. E se sono qui è perché loro mi aiutano e mi proteggono continuamente. E devo pubblicamente rendere grazie anche con voi di questi genitori santi. Poi devo ringraziare Padre Mario e la comunità di Padri Sacramentini che tanto benevolmente hanno accettato, mi hanno invitato a venire qui a fare questo anniversario di sacerdozio che io continuo a fare dal mese di settembre ancora, portandomi dentro e attorno l'odore delle pecore. Eh sì, come dice sempre il Papa Francesco, il prete deve puzzare dell'odore delle sue pecore. Che bello questa immagine, vero? Erano passati tanti di greggi in tante città, diverse regioni. Adesso mi trovo nella Puglia, in fondo all'Italia, però come sono buone le pecore che ti lasciano qualche cosa in ogni luogo dove tu vai ad annunciare la parola di Dio, vai a chiedere una collaborazione, vai ad animare, a entusiasmare nella fede. Per cui ringrazio davvero la comunità dei Padri Sacramentini che mi ha accolto questa sera qui con voi. Perché sono venuto, lo sapete allora, vero? L'ha detto Padre Mario all'inizio. Io ricordo in quest'anno 60 anni di sacerdozio, una vita lunga, lunga, lunga. E mi sembrava bello poter incontrare le varie comunità in cui Dio mi ha chiamato a fare il prete, perché insieme potessimo ringraziare il Signore. Anche la vostra voce stasera mi incoraggia a ringraziare Dio, perché io devo tanta riconoscenza al Signore, alla sua misericordia, al suo amore che mi ha guidato in tutti questi anni e mi permette ancora di fare il prete nonostante l'età, nonostante i limiti anche della salute. Ma quanto bene mi vuole il Signore. Allora sono venuto anche da voi per dire, se volete aiutatemi a dire grazie al Signore per tutto questo amore che ha manifestato a questo sacerdote. E poi anche perché io penso che è importante che una comunità ricordi anche tutto quello che ha vissuto insieme a un ministro di Dio. 14 anni non sono stati pochi, vero, che ho vissuto qui in Valsesia. E quante persone ho incontrato, quanti bambini cresciuti, quante coppie di sposi, quanti genitori, quante testimonianze ricevute. Ecco, io mi trovo qui stasera a ringraziare Dio, ma a ringraziare la comunità di Valsesia, di San Pier Giuliano, perché mi ha aiutato a essere prete, a continuare il mio cammino, mi ha sostenuto, mi ha accompagnato, mi ha insegnato tantissime cose. Sapeste quanto i laici
insegnano a noi sacerdoti con molta umiltà, con molta semplicità, ma una ricchezza imprevedibile di giorno in giorno, di anno in anno, per cui se ti senti contento di essere un sacerdote è perché i laici, soprattutto delle parrocchie dove hai vissuto, ti hanno donato qualche cosa che è rimasto impresso, non solo come volti, come facce, come persone, ma come amore, come fedeltà, come perseveranza, come testimonianza. Sono qui a dire grazie di cuore a tutti, indistintamente. E poi abbiamo questa bellissima occasione, io non lo sapevo che, o meglio, non ricordavo che la terza domenica di ottobre la nostra bella chiesa ambrosiana celebra sempre ogni anno la dedicazione del Duomo della nostra cattedrale, questa bellezza invidiabile, piena di storia, piena di fascino, vero, che attira sempre tutti ancora. E allora mi sembrava molto bello anche affiancare questo nostro celebrare l'Eucaristia nel ricordo del mio sacerdozio anche al Duomo di Milano. Perché? Perché vedete, a me sembra che anche se le nostre chiese sono piccole, povere, artistiche o meno, non importa, però sono un po' l'immagine della cattedrale dove si vivono esperienze, dove si ammirano esempi, dove si ricevono impulsi, dove si ascoltano parole, dove ci si perdona vicendevolmente, dove ci si incoraggia a continuare a camminare anche nella fede. Sono le nostre piccole cattedrali sparse in tutta la diocesi, anche qui a San Pier Giuliano, sì sì. E io ricordo con tanta nostalgia, direi, anche tutto quello che è stato fatto in quei lunghi 14 anni in cui ho vissuto in mezzo a voi. Pensando stasera qui in chiesa, guardavo il battistero, quanta vita è stata rigenerata attraverso l'acqua battesimale, a quanti bambini la vita divina data gratuitamente attraverso il sacramento del battesimo. Quanto perdono, quanta riconciliazione, quanto conforto è stato distribuito anche nei confessionali della chiesa di San Pier Giuliano, dove anch'io personalmente ho vissuto tante ore, tanto tempo, nascosto là nel segreto, per ascoltare, per incoraggiare, per illuminare, per sostenere magari anche cuori affranti. Quanta misericordia e quanto perdono in questa piccola nostra cattedrale. E quanto pane eucaristico è partito da questo tabernacolo magnifico che è diventato la sorgente, come è la sorgente di ogni chiesa, di ogni parrocchia, vero? Dove si spalanca la porta e tu, se hai fede, ricevi non un pane, ma il corpo vero di Cristo che ti rinforza, ti incoraggia, che ti rasserena, che ti arricchisce di amore perché tu possa portarlo agli altri. E questo è il tabernacolo di ogni chiesa, vero? E quanto ricordo anche di questa mensa bellissima, anche artistica, di questo ambone dove abbiamo celebrato la gioia dell'essere cristiani con Gesù che si rendeva presente in ogni messa feriale, festiva, di circostanze felici o dolorose. E da questo ambone da cui è stata proclamata la povera parola di noi sacerdoti, ma che ogni settimana si rinnova nel cuore, nella fede, perché è Gesù che ti parla e che ti ama così come sei e rinnova ogni volta la casa del Signore, la cattedrale di Dio. E la tenerezza anche di Maria, mamma di Gesù e mamma nostra, e di San Pier Giuliano,
fondatore dei padri sacramentini, nostro patrono, che non so quanti messaggi avranno suscitato con il loro sguardo ogni volta che anche noi umilmente, facendo una piccola visita, ci fermavamo a pregare davanti a loro per ricevere conforto, per ricevere coraggio a continuare la nostra strada, ad essere mamma, ad essere sacerdoti, ad essere cristiani, ad essere testimoni dell'Eucaristia in una chiesa di padri sacramentini come questa. Quante meraviglie in questo piccolo Duomo, in questa piccola cattedrale che di anno in anno noi veniamo a ricordare come l'edificio innalzato per la gloria di Dio e per la salvezza nostra. Come piccola terza cosa volevo presentarvi l'immaginetta che, se volete, potete portare a casa, perché mi sembra molto adatta. Io non ho scelto un'immaginetta che portasse un simbolo, un disegno, una faccia, qualche cosa. Ho scelto questo dipinto straordinario di un autore del Seicento, Rembrandt, che ritrae proprio la parabola del Padre misericordioso. Perché io mi sentivo dentro in questa realtà di peccatore, di bisognoso dell'abbraccio del Padre, come tutti noi, credo, vero? E siccome è un ritratto magnifico, che è pieno di simboli, e nello sguardo spento quasi di questo Padre che, attendendo per tempo e tempo tanto lungo il ritorno del Figlio, è diventato quasi cieco. Il pittore l'ha ritratto proprio così. E come espressive queste braccia un po' diverse nelle mani, una ha le dita affusolate come fosse una mamma, e l'altro invece ha le dita piuttosto paterne, robuste, per indicare che Dio è padre e madre nello stesso tempo, quando ti abbraccia, quando ti attende. Non c'è differenza nella sua tenerezza e nel suo amore. Significativi anche i piedi di questo figliolo prodigo inginocchiato davanti al Padre, uno con i calzari sciupati, guastati, infangati, e l'altro il piede nudo, affaticato, pieno di piaghe per il cammino lungo che ha fatto per ritornare alla casa del Padre. Ecco, io la lascio a voi con tanto amore, se credete, ma volevo anche lasciarvi il ricordo che mi sembrava bello scrivere a proposito del sacerdote. Chi è il sacerdote davanti a questa immagine? Dio e l'uomo si incontrano sempre nell'abbraccio amorevole e gratuito. Il sacerdote è esattamente quell'abbraccio che possiamo sempre incontrare. Sacerdoti che ci attendono, che sono desiderosi di abbracciarci, di farci sentire con tenerezza il calore dell'amore di Dio, della sua misericordia e del suo perdono, soprattutto in questo anno giubilare che ormai si avvicina sempre di più. Ma stasera, andando a casa, ricordatevelo e ripetetelo ancora anche tra di voi, ditelo anche ai nipoti, ai figli, che fare il prete è bello. Essere prete è la cosa più bella che Dio può dare a una persona.